Buondì, io sono Morpheus e questo è Dungeons 3. Continuiamo con la partita che ho lasciato stamani mattina a metà, che era la traversata della campagna. Oh, me la continui in automatico o la devo caricare? No, penso che me la continui in automatico. Sono a metà missione, a metà, in realtà sono all'inizio della missione. Più o meno a metà. Ok, abbiamo un'altra minuto e 40 di sole. Facciamo un attimino un check di cosa abbiamo nell'esercito perché non me lo ricordo per niente. Allora, check leva tutto. Abbiamo 1, 2, 3, 4 orchi. Uno solo di questi, stranamente. Ecco chi è che mi è morto. Diamone un altro. I nemici sono entrati nel dungeon. Non faccio un tempo. Non fate in tempo a entrare. Gli eroi vogliono attaccare una delle tue isole del male. Pure. Presto sarebbe stata notte. E meno male. Isola del mare. Quale isola del mare mi vogliono attaccare? Era questa? Vabbè, abbiamo fatto tutto il giro. Un po' si spera ci mettino, eh. Allora, qua tacchini siamo, sembrerebbe per il momento messi bene, in realtà. Mi è morto un orchetto. Che noi richiameremo al volo. Oh, finalmente è Giornate notte. come questa sono davvero pesanti. Per Davvero? adesso sarà meglio pensare alle difese. L'idea era molto buona, ma il sottosuolo non era ancora al sicuro. Chissà, forse quei dannati eroi avevano ancora qualche asso nella manica. Scusa, questo che cosa vorrebbe dire? Perché devi essere sempre così vago? Beh, questa è la parte dove creo aspettativa. Voglio dire, che effetto otterrei se rivelassi tutto quanto fin dal primo momento? Quello di essere utile. Questo è quello che passa il convento. Spero che non siano ancora passati. Da poterli intercettare qua. A parte che in realtà di notte dormono, quindi non arriveranno mai. No, non arriveranno mai. Pulire il più possibile in questi 10 minuti. Quelli sono un paio di pelle di ferro che ho inviato in esplorazione. Li hanno catturati, dovremmo liberarli.
Così potrò pulirli per avere più vita. Ottima idea. Anche se sembra che quelle guardie siano in overdose da caffè, dubito che chiuderanno occhio questa notte. Bella, bella Dragonids! Il male che tutto schianta non lasciò scampo alle guardie dei Pelle di Ferro. Questi ultimi furono ben felici di riunirsi alle schiere del male più malvagio di tutti. Oh, ci siamo presi... E da perdenti! Ci siamo presi questi, ma adesso questi... Considerato che in futuro... ma sto divagando, si prosegue. Questi che io mi sono preso adesso sono Pelle di Ferro, sì che sono di livello più alto. Perché... Ah no, in realtà me l'ha data di livello 1. Spero che non rompino i coglioni con la birra. In tutti i casi devo fargli una stanza della birra, perché sennò è un problema. È giorno di pace. Gli eserciti del male che ama la tenebra avevano raggiunto uno dei templi del sole che davano energia agli eroi di Lex. Molto bene, quell'affare deve essere distrutto. Forza, mettiamoci la crema solare e diamoci da fare. È questo? Sì, è questo. Catroia! La faremo mai? Papa, questo Pelle di Ferro, va? No, non lo sa più questo Pelle di Ferro, allora muori male. Aia! Vediamo se ce la facciamo lo stesso. Allora, vediamo cosa mi è rimasto. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Riprenderli tutti e tutti fuori. Ho ancora 6 minuti e 20, eh. Adesso usare il riquadro della camma a destra in questo gioco, sì, perché c'è il menu lì. Non che in realtà ci sia granché, cioè nel senso. Dai che ce la facciamo. Ah, butta giù anche sto cavolo di coso. Oi. Mi schianta anche la naga, eh. Oh, butta giusto a fare. Questo è cos'è? Armatura migliorata. Andi da te.
Tempio del Sole era stato distrutto. Non restava che un cumulo di macerie. Che sia di lezione per quei vermi. Di lezione per cosa? Per... Ma non in senso letterale. Basta fare domande stupide, personalità buona. Dobbiamo pensare a distruggere il secondo tempio. Ma il sole è bello, meraviglioso. Così caldo. Dacci un taglio. Queste ciance d'amica del bene mi lasciano un retrogusto amaro in bocca. Allora, intanto andiamo a potenziare un attimo l'albero. E in sto gioco qualunque, dove la metto è un casino, perché anche se la metto di qua poi ti blocca tutto l'albero delle abilità. C'è ovunque qualcosa. Abbiamo ancora 3 minuti, ma ormai non riusciamo più. Non so se mi basta. Ho dei grossolani dubbi. Il fatto che mi basti questa. No, devo aumentare almeno di 4. Facciamo così. Facciamo così, poi mi metti. Aspetta un attimo, eh. Queste lo sbloccate? Sì, lo sbloccate. Allora, mi metti una trappa a muro qui. Non così, così. Giorno di pace. E una qua così. Poi se ci sta me ne metti una anche qua. E questa me la metti girata così. Intanto iniziamo a mettere qualcosina messa. Che cos'è? Ah, la porta di legno. A proposito delle porte di legno, iniziami a chiudere quello dove fanno. Ah, qui l'avevo già chiuso. Però c'è qua anche aperto. E anche la caserma del fabbro, che non ho idea di dove l'abbia messa, perché l'ho messa stamattina e non me lo ricordo. Ma cazzo l'ho messa? Cercasi caverna del fabbro. Disperatamente. Dove cazzo l'ho messa? C'è per forza, perché c'è le trappole, sì che c'è per forza. Eccola qua. Allora, poi dovevo anche finire di completare questa zona qua. In realtà devo finire di completare un botto di roba, però. Allora, intanto mi metti queste qua. E anche qua, se puoi. La notte sta per concludersi. Bene. Poi pian pianino metterò anche tutte le varie porte. Allora, intanto fammi la ricerca per la pergamena. Mi ricordo, voi cosa potete fare? Letti più soffici, grazie ai letti più soffici, ora le tue cure, no, grazie ai letti più soffici, ora le tue creature dormono meglio, migliora del 100% la soddisfazione dei loro bisogni di dormire. Ehi, qualcun altro sente grattare? Come il suono di qualcuno impegnato a scavare nella pietra. In alto a sinistra non ho sbloccato una voce. Qualcuno oltre a noi, ovviamente. Sì, lo sento. Sì, anche in basso a destra. Ha senso, visto che... Non ho sbloccato. Forse
Forse sono delle termiti o... Per il momento i Goblin Bot e anche la pelle di ferro. Oltre alla sala della birra. In realtà devo sbloccare prima la sala della birra. E che dicevo prima. Sapere cosa si inventano gli sceneggiatori. Le termiti della pietra erano un'idea interessante. Trovare un buco. Però era molto più banale. Alcuni eroi stavano scavando una via d'accesso verso il dungeon del male colto alla sprovvista. Che cosa? Qualcuno sta scavando una galleria verso di noi? Fermiamoli, presto! Il sito di scavo era facilmente accessibile dal mondo esterno. Sarebbe stato consigliabile far visita a quelle truppe per farle desistere dal loro intento in modo permanente. Come? Con una bella ascia in testa, ecco come! Ma dove? A parte che gli eroi mi vogliono attaccare una cosa qua e vabbè. Guardiamo se io passo da qui, così, e qua c'è una zona dove posso effettivamente creare una sala della birra. Questa zona qui, riesco a fare una sala della birra qui, perché questa la volevo tenere per espandere eventuali tacchini che mi fai un pochini. Però qua viene chiusa, guarda quanto spazio c'è qui. Una delle tue isole del male è sotto attacco. Vabbè, fagliela fa fuori, non mi interessa. Un'isola del male. La riprendo alla prossima notte. Non è un problema. Qua ci sarà sicuramente un coso, un diamante. Ci sono dei nemici nel tuo dungeon. Quanta vita hanno sti stronzi? Oh oh, è stato dissotterrato un nido di ragni. Anche diamante. Trovati diamante. Vedete, fanno un male boia. Giorno di paga epico. Ci sono dei nemici nel tuo dungeon. Diamolo a a te. Nemici nel dungeon. Questo è bloccato. No, funziona. Sì, nel momento... Allora, i morti li posso usare in 100.000 modi. Inizialmente, cioè adesso, ci posso solo fare gli zombie che vengono messi automaticamente qua. E ne posso fare massimo un... Per ora un'unità, poi sbloccando la ricerca ne posso fare due. Poi dopo, andando avanti, ci sarà altre due...
strutture, la prigione e quant'altro, dove con la prigione puoi addirittura avere degli eroi non morti che ti combattono per te. E poi mi sembra ci siano anche gli arcieri non morti che combattono per te. Però vanno sbloccate con la campagna. Per il momento ho solo zombie e banshee. Qua dobbiamo pulire tutto e farci una mega sala dell'oro. Tipo fino a qui, guarda. Questa mappa è piccolina, io non so dove cazzo mettere la sala e la birra. Sono entrati nel dungeon. Sono duri cominciamento sti stronzi. Vediate che la novizia maledetta. Che no, guarda che è scappata. Bastarda. No, in realtà è buona. È questa missione. Perché in questa missione c'è il ciclo giorno e notte. E loro durante il giorno ti attaccano e fanno un botto di danno e hanno uno sfacelo di vita rispetto al solito. E hanno veramente un botto. Rispetto a quelli standard. È proprio la missione che è così. Invece di notte dormono e tu li attacchi mentre dormono e non fanno niente. Io devo reggere altri 4 minuti e poi quando scatta la notte li vado ad attaccare di notte. Io dove la cazzo la metto la sala della birra maledetta? Qua. C'è spazio qua per mettere una sala della birra. Guarda quanto spazio c'è qua per mettere una sala della birra. Sala della birra. I nemici sono entrati nel dungeon. Vedi, guarda quante. Vedi quante. Quante barrettine, quadratini di vita c'hanno. Ce l'hanno uno sfacelo rispetto al solito. Ti fanno anche un botto di danno in più, sti bastardi. Stanza nel sottosuolo. Dove? Ah, buono. Allora, qua mi fai una sala della birra subito. Così adesso posso anche sbloccare i pelle di ferro. L'armatura dei pelle di ferro viene saldata dopo essere stata indossata. Questo ne migliora l'efficacia di 20, oltre a creare parecchi problemi al momento di andare in bagno. Questo scarpiccino e queste risatine? Sì, che cos'è? Sono gli eroi che sono riusciti a riaprire l'ingresso del dungeon e che ora potranno attaccarti con maggiore frequenza. Non preoccuparti, di certo la tua espressione sorpresa basterà a fermarli. Facciamo una super sala del tesoro. Ma me l'avete portati? Sì.
qua anche. Qua me ne manca un paio messe qua. Qual è il tuo problema? Qual è il tuo fottutissimo problema? Ah, questa cosa si occupa. Ah, la devono solo riparare, ok. Ancora ne arriva, che palle. Quindi questi già sono normali. Guarda quanto danno si sono presi. Questi fanno parte di un'altra parrocchia. Ora qui, vabbè, non c'è più la fiammella, ma... Presto sarebbe stata la... Ci si rialzerà più. Allora, guardiamo che ci manca intanto. Oh, posso fare belle di ferro. Ventisei secondi e usciamo di massa, eh? Qua io non è che abbia tutto sto spazio per ampliare ulteriormente questa sessione. Vediamo se riesco questi due secondini a espanderla un pelo di più. La luna è sorta. E no. Tanto uno dei due tempi del sole l'abbiamo fatto fuori. Dovrebbero rientrare almeno due o tre in questo spaziettino qua. Uno, due, due. Forse però no. E questo non ha posto a letto, eh. Questo non ha posto a letto, è un bel problema. Mettiamogli uno piccolo spazio anche qua. Dai, veloci. E devo uscire. Ok. Poi andiamo a potenziare un pochetto l'orda. Li prendiamo tutti in blocco. Questi stavano venendo dentro. Si sono addormentati davanti alla porta. Allora, intanto riprendiamoci la nostra isola del male. Quando gli svegli non attaccano, no. Quando gli svegli ti attaccano. Ma se no non ti attaccano. Tu puoi tranquillamente uscire senza problemi. È proprio sta missione qui che è così. Però di giorno c'hanno un botto di vita incredibile, perché sfruttano i tempi del sole per potenziarsi. E uno gliel'ho già buttato giù. Che era questo qui. Dove eravamo prima a cercare di farlo fuoco. Questo qui. Riesco ad arrivare qui a prendere questa? Mm.
Ni. A questo punto mi conviene ripulire questo pezzo qui. Però, ecco, le torrette ti attaccano, quindi... giorno di pace. Senti questo. Ah, che livello è? Livello 4. Cerchiamo di fargli fuori più cose possibili, durante la notte. Qui c'è una torretta che fa un male cane. Due torrette che fanno un male cane. Sì, è bellissimo. Qui sentiamo ma un botto. Fa un botto di danno fa. Quella cazzo di torretta maledetta. Quante torrette c'è, porca puttana? Sono tantissime. Dai, fatemi fuori. Oi. Lo fa Italia, fammi fuori questa torre di merda? Dai. Dai, almeno una. Dai, che me la fai fuori. Dai, che me la fai fuori. Oh, ok, via. Portale. Devo ricomprarmi tutta l'armata perché finché non li posso restare sti cazzoni. E poi andando avanti puoi restare anche l'orda, ma all'inizio l'orda non la ressi, mentre tutti gli altri si autoressano, perché le banshee quando muoiono tornano al cimitero. E anche anche i demoni sono immortali. Quando muoiono i demoni restano direttamente nel cimitero. Dei demoni, sei del cimitero, nei portali qui. Quindi sono immortali. E le banshee invece restano qua, nel cimitero in automatico. Mentre sti rincoglioniti, per il momento, non sono ressabili. Ok, pigliamo tutti quelli che ci abbiamo. Abbiamo 5 minuti. Chi vuoi che uccida? Tutti voglio che uccidi. Partendo da questo fottuto cannone. Magari se vi mettete qua, così evitate di farvi tirare cannonate da quell'altro. Specialmente ai miei curatori. Qui tra l'altro ce n'è. No, c'è l'ultimo. Non sì, c'è l'ultimo. Vediamo se riusciamo a attaccare questa torre senza svegliare loro. Cosa poco probabile, però. E il primo che gli tira un colpo li sveglia tutti. Ce n'è un'altra ancora. Madonna.
Dai, rompete sto coso brutto. Ecco, guardate, guarda quella deficiente d'Italia. È andata ad attaccare proprio. Allora sì, questi normandi brutto. Dai che abbiamo tre minuti, forse ce la... non lo so. Siamo rimasti in pochi. Beh, ammazziamo lui e poi ci leviamo dalle balle, eh. Via. Tanto questo portale mi salta per aria domattina. Purtroppo. E in 2 minuti e 40 non ce la faccio. Devo aspettare una giornata. Giorno di paga. Giorno di paga. Non c'è nessuno, sono morti tutti, tranquillo. Quasi quasi. Adesso non me lo ricordo sinceramente, ma quei cannoni lì sono comunque duri come cemento. Anche normalmente. E io aspetto che vanno a pigliare tutti i soldi, no? Vedi, vanno a pigliare tutti i soldi perché è il giorno di paga. E non di resto non più nessuno nuovo. Li prendi il giorno dopo, così non li pago. Potrebbe essere una tattica. A parte ho 11.000, quindi non è che abbia tutti questi problemi. Allora, vediamo chi manca. Mancano tutti praticamente. Tutta l'orda è morta. Allora, io a questo punto intanto farei una cosina abbastanza... Riesco a... ampliare un po' questa sala qui. Tanto ho iniziato a mettermi un po' di porte a giro, va? Allora, questa ce l'ha. La lotte volge al termine. Questa mi interessa molto. Oddio, anche questa. Qui l'abbiamo chiusa noi. Qui mettiamo anche queste porte qui. Ma quante cazzo di svicolini ho fatto qui. Abbiamo la sala del mana. Tanto chiudiamo queste poi. E la sala della birra. Poi, casomai, vado ad ampliarla ulteriormente. Allora, qui vorrei che mi ampliassi la sezione per i demoni. Mettete tappo la muoia. Sì, lo sto cercando di fare pian pianino. È l'alba. Perché... le trappole me le montano e me le creano i mobini quando sono qua dentro. E quindi le devo fare di notte. Perché di giorno li porto tutti fuori in blocco. Quindi pian pianino metto le robe. Ogni notte cerco di mettere qualcosa in più. Allora, siamo a 17 e 17. Adesso io vado ad aumentare ancora... la guarda e richiamo un po' di demoni che almeno non mi muoiono. 1 2 3, basta, siamo arrivati a 20 di 20. Per il momento siamo, ci sono dei nemici nel tuo dungeon, al massimo cap. Dove? Qua. Sì, di giorno le metto di giorno. Guarda quanti sono e quanta vita c'hanno sti pezzenti.
Cercami anche Goblin Bot e... ed eventualmente... potenziami anche questa. E sì, è tutta roba che pian piano metto. Ricercato, ricerca compressa 2, perfetto. Allora, potenziamo Talia ancora un po'. Ancora più potente! Poi se riuscissi a potenziare i letti, così si rigenerano al 100%. Quante pergamene in lavorazione posso mettere? 2. Ne ho 8 di 16, fammi anche letti più soffici. Perché qua dentro non mi servono. Di solito li uso in esterno e a seconda del momento. Anche perché ho poco mana in questo momento. Finché non allargo... tra l'altro la dovevi allargare. Finché non allargo questa sala qua. E però mi servivano i demonietti per farlo. Ho solamente 235 di mana massimale. E finché ho 235 basta di mana massimale, il mana lo utilizzo per restare i demoni, perché sennò quando mi muoiono non restano più. Perché i demoni per restarsi usano il mana. Mi stavo aspettando di ampliare questa sala qua e questa sala qua prima di iniziare a usare un po' di più gli incantesimi. Per il momento utilizzavo solo quello di teleport e basta, proprio per quel motivo lì. Adesso se io qua metto un bel ampliamento, poi ci metterò anche un altro tempietto, perché per il momento avevo due demoni. Un tempietto, due demoni, almeno per... poi si può aggiornare... in realtà si può aggiornare. Per fargli... non so se si può già fare, eh. Capienza di mana migliorata, un po' di pianificazione, tanto un po' di turesse, ti consente di consumare più mana. Questa ricerca permette di consumare il 50% aggiuntivo in ciascuna casella, vedi? Ma in realtà c'è anche la possibilità di fare questo tempietto di livello 2, poi andando avanti. Abbiamo finito i tacchini? Oh cazzo! Scusate, non abbiamo tacchini, abbiamo un problema. Houston, allarga questa stanza in qualche modo. È piccolino sto posto, quello è il problema. Oh, no. Posso fare un ulteriore linea così. Allora, qui adesso intanto ne conserviamo 925, già molto meglio. Poi in realtà un po' meno perché ora faccio un altro tempietto, quindi li frego un po' di posto, ma riesco a recuperare anche un po' più di mana a tempo. No, non fuori, eh. Siamo scherzi del cazzo. Dove stanno? Maledetti bastardi. Il tacchino è atterrato.
Dopo 5 minuti poi usciamo i tacchini, tanto me ne ha rifatti 3, se meno male, perché buono. Allora adesso ho allargato l'arcaneo, ma io qua ci metto un altro tempietto del mana, diventa un po' più piccolina, mi tiene solamente 800, ma ci sono 4 demoni che mi possono generare mana all'infinito. Poi facciamo anche la birra curativa. Poi facciamo la rinascita economica. Il costo di mana per riportare in vita un demone è ridotto del 25%. E eventualmente demonietti con mira migliorata. Più lontano meglio è. Aumenta di 2 la durazione dei tuoi demonietti. Però non adesso, perché a parte aver finito i punti, ma ho 2 pergamene in lavorazione di 16, e tra pochino, tra l'altro, ho finito spazio dell'Arcaneum. Dovrei allargare anche questo Arcaneum. Vediamo se lo riusciamo a fare, diciamo fino a qua, per avere più spazio per le pergamene. Certo, questa è mana, questo è oro, ma non c'è niente di particolare. 3 minuti e usciamo un'altra volta. Tanto fammi la sala di lettura. Vai. Per il momento quanto spazio avevo? 'Perfetto, qua non ce n'entra un'altra? Fangulo, non ce n'entra un'altra. Per uno stack non ce n'entra un'altra. Vabbè, comunque per il momento ne possiamo tenere 24, quindi posso fare anche i demonietti con la mira migliorata. E poi voglio anche gli zombie per avere un doppio zombie. Sono entrati nel dungeon. Doppi zombie. Dove? Qua giù. Birra curativa fatta. Facciamo doppi zombie. No, perché non ho punti. Prima sul Dungeon Keeper, quando i servitori saltavano sul posto per sistemare il terreno della stanza. Sì, sì. E vi siete fermati tutti qua? Che è successo? Che avete visto? No, mi state rubando l'oro, bastardi. Morte dall'alto! Intorno alle fiamme e sono ecatrame.
Mi fanno camminare piano, quindi ci stanno di più a pigliare la fiammata. Perché ci mettono un botto a passare per la stanza. A parte che adesso, appunto, sono iperpotenziati e non servono a un cazzo queste stanzine. Cioè, li rallentano un po', ma... Allora, guardiamo di potenziare eventualmente... a parte gli zombie... Ammesso che ci sia spazio. C'è spazio per avere un altro zombino qui? No. Domattina, lo facciamo domattina. Adesso usciamo. Adesso usciamo e se non mi ha schiantato il portale... No, me l'ha schiantato il portale, bastardo. Dov'è che era? Di qua? Ah, ma c'era il portale, cazzo, non l'avevo visto. Pensavo me l'avessero fatto fuori. Maledetti bastardi, vengo a farmi fuori sta stronza di torretta. Adesso facciamo più male e siamo anche di più, quindi fa tutto pulito. Sì. Siamo qui sulla destra che c'è un altro potenziamento per assorbire più male. Il secondo tempio del sole doveva essere vicino. Dubito che quelle guardie siano lì. Eccole! Poi con questi eroi non si può mai sapere. Non brillano certo per la loro intelligenza. Allora prima cerchiamo di fare fuori il tempietto del sole. Così li depotenziamo un pochetto. Riusciamo ad attaccare le torrette senza svegliare loro, possibilmente? Fanculo! Si è svegliato l'apprendista. Lo sapevo, andava a finire così. Ammazzate la novizia. Del sole erano stati distrutti.
Dalle strade di Lakesville provenivano pianti e lamenti, perché per gli adoratori del sole erano arrivati tempi buoni. Certo, al momento avevano un problema più pressante alle porte, vale a dire l'arrivo dell'esercito del male che odia il sole. Vi abbiamo sistemato, sole. Sì, poi ho anche potenziato Lourdes, quindi... La scura buona non l'ho mai sopportato. Che schifo. Vorrei poterti contraddire, ma è indubbio che gli elfi oscuri poco sopportano il sole. Ci servirebbe una crema solare col fattore di protezione vampiro? Sì, peccato che se la comprano sempre tutta loro. Dannati vampiri. Abbiamo ancora 7 minuti. Quasi tutta l'armata viva. Parte 2. Quanti sono qui? Mago. Guardia per ultima, possibilmente. Oh, non è che bello sei, buono. Dove è rimasto? 5 minuti. Vai fuori la novizia. Dov'è che è sto libro? Ah, c'è un libro qua. Ma lol, mi sono rimasti due. Mi sono rimasti due rincoglioniti qua. Cos'è sto libro? Un incremento vitale migliorato. Tutto. A te ti ho dato qualcosa? No. Allora, piglialo te, Italia. Io mi sono perso un demonietto per la strada. Sembra... Ok. Abbiamo 4 minuti. Siamo anche un po' in meno, ma... Cos'è? Una ricca vena si è esaurita. Dove? Qua. Ok. Dici questo. Ma prende sto tempietto qua. Rimasti 45. La torre dopo, prima questo.
di fare. Cazzo, c'è la torre. Aia, aia. Doppia torre. No! Chi è l'idiota? Di festa nulla maga. Dai che la facciamo fuori, dai che la facciamo fuori quella torre di merda. Via, 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 via. Mettiamo un bel portalino qua. Qui. Qui. C'è anche un libro, che cos'è? Colpo epico. Critico. Te, te l'ho già dato, a te te l'ho già dato. A te no. Abbiatelo te. Il sole sorge. Via. Allora, chi devo restare? Un paio di Goblin Bot? Penso di sì, non mi ricordo male, sì. Comunque sono depotenziate rispetto a quanto erano sgravi prima. Però comunque lo vediamo, se ci attaccano, perché non è che gli è rimasto tutto sto granché, eh. Gli è rimasto solamente questa zona qui dove spawna mia roba. Quindi mi arriverà qualcosa, ma non mi arriverà tutto sto granché. Almeno spero. Io qua devo potenziare questo fottutissimo cimitero. Perché non mi c'entrano gli zombie. Mila unità livello 10. Morti tutti. Morti tutti malissimo. Eccoli, guarda. Alcuni hanno un bel po' di vita, ma altri no. Questi qua, per esempio, vedi, hanno la vita normale. Questo è veterano. E vabbè. Però già rispetto a prima sta novizia non c'ha un cazzo di vita, prima ce n'avevano un botto. Questa merda sicura. Andate a cagare. Thank you.
Allora, vediamo quale altre ricerche posso eventualmente fare. Allora, sugli zombie. Aumenta il raggio delle Banshee. E aumenta l'armatura di pelle di ferro. Questi li ho già aumentati. Al momento altre cose qua non è. Forse le naga. Aumenta del 50% la velocità di guarigione dei tuoi naga. Sì, assolutamente. Qua non c'è niente, qua non c'è niente. Qua potenziamo Talia ulteriormente a livello quasi massimo. Tanto devo aspettare la mattina. Devo aspettare 8 minuti, che cosa devo fare? C'è un libro qui? Sì, c'è un libro. Che libro è? Bonus di produzione normale. La creatura lavora più velocemente. Lo posso dare? Sai cosa? Non ricordo se lo posso dare anche a un moccioloso. Moccioloso. Teleportato. Eh beh, sì, gli ho sbloccato il teleport. Si è teleportato. Non me lo ricordo se glielo posso dare a un moccioloso. A parte che glielo posso dare anche a un demonietto, mi fa più mana. Però volevo vedere se trovo un moccioloso. Lo posso dare a un moccioloso? Il libro? No. E allora lo diamo a te che ti manca, guarda. Toh. Il produttivo è diventato. Vedi, ci attaccano pochissimo adesso. Per ora abbiamo ricevuto un solo attacco in tutta la notte, in tutto il giorno, insomma. Di solito mi attaccano di continuo. Io modifiche grosse a ste zone per il momento non le farei perché tanto non mi serve a niente. Sicuramente qui c'è cosa, c'è qualcosa, eh. Qua c'è qualcosa. Qua I c'è nemici sono qualcosa di entrati nel sicuro. dungeon. Ehi, giù le mani! Un solo libro a testa. Si è fermati tutti questi affari che non si sa. Le bastarde che curano là dietro. Lo ci muore male, infatti.
Oh, mi guardi che cazzo c'è qua, perché qua qualcosa c'è, eh. Continuiamo a potenziare Italia al massimo. Questi li abbiamo potenziati, questi pure, questi anche. Le tue creature hanno scavato inavvertitamente nel nido di un drago. Oh cazzo, dov'è? Ti ho detto che c'era qualcosa. Parte dall'alto! Nido di un drago. E c'è anche un libro. E anche un'altra sala diamanti. Libro, che libro è? Riproduzione anche questo. Dallo. Lo do a te, to. È giorno di paga. I nemici sono entrati nel dungeon. Ammazzare il male hic e poi ce ne andiamo, eh. Una bella sala del tesoro. No, qua. Arrivava la notte. Ok, 50 secondi e andiamo via tutti fuori e la chiudiamo grandiosamente. Gli è rimasto solamente questo. C'è un portone e sembra non ci siano neanche torrette. Sta scendendo la notte. Ok. Oh, usiamo il portale. Novena d'oro si è esaurita. Toh, dice questo.
Ora busso alla porta, eh? C'è nessuno? La toretta c'è. Torretta. Sì, davvero. Due torrette. Sotto non c'è niente, ok. Lakesville era stata distrutta. Ancora una volta Talia e gli eserciti del male indifferente lasciavano alle loro spalle morte e distruzione. Strano che Thanos ancora non li avesse raggiunti. Dovrebbero nominarlo peggiore inseguitore di sempre. Ma certo! Chiedemi pure di Medieval Dynasty. Tagli come una città in fiamme? Esatto, lui guarda il quadro nel suo insieme. Presto questo quadro sarà offuscato dal pugnale che gli pianterò in un occhio! Come sei brutale! Venendo ad altro, questo ciclo giorno e notte non finirà mai. No, c'era soltanto perché i templi del sole facevano volare le giornate. Ma non era l'aria di mare? Anche quella, sì. Lakesville non esisteva più. Era il momento di salpare alla volta dell'isola Termite per affrontare la potentissima Gina Overproud. Il principe dell'inferno. Talia aveva raggiunto... Mi sblocca le prigioni! Era arrivato il momento di avviare i preparativi per l'assalto a Dolaran e a Gina Overproud. Hai appena preso due abitanti nel tuo villaggio, sì? Allora, prima di tutto, per iniziare ad avere degli abitanti, sì, Jaina è un chiaro riferimento a World of Warcraft. No, non gli devi dare niente. Allora, la prima cosa importante da sapere per creare il villaggio è questa. Prima di tutto devi avere necessariamente un magazzino e un fienile. Perché dal magazzino loro ci prendono la legna da ardere, che ce la devi mettere te, se non hai la legnaia. E dal fienile ci prendono il cibo. Se non hanno queste due cose, nel giro di poco si levano dai coglioni. Perché gli si abbassa la felicità e se ne vanno. Quindi sono due strutture fondamentali. L'altra cosa è che devono sempre avere una casa. E nella tua casa non ce li puoi mettere, a meno che non sia la tua moglie o comunque quella con cui ti sei... sì, tua moglie, perché comunque diventa tua moglie quando la prendi. E dentro a una casa, almeno in quelle piccole, da due e anche in quelle da tre, non ce ne puoi mettere più di due, a meno che all'inizio. Poi, una volta fatto questo, vai nella lista della gestione del villaggio
E puoi assegnare a ogni... devi mettere il cibo nel fienile e nel magazzino ci metti... l'importante è che ci sia la legna da ardere. Poi il magazzino ci metti anche il resto, sì. Ci metti tutto sostanzialmente nel magazzino. Però bisogna che tu ci metta questa roba qua, perché se non la metti te, all'inizio la metti te. Poi quando avrai la taverna, avrai la legnaia e quant'altro, gliele puoi far fare a loro. Sia il taglio della legna, sia il cibo. Con il capanno da caccia ti raccolgono la roba. Se non hai la taverna non te la cucinano, quindi la devi cucinare tu finché non hai la taverna. Poi una volta che hai la taverna gli dici cosa cucinare e se la cucinano anche loro. Che altro c'è da sapere? Ah, un'altra cosa che c'è da sapere è che almeno per il momento, probabilmente, anzi sicuramente, perché non è early access. Cioè è un early access, quindi non è ancora implementato. Se tu fai un campo, per esempio, che ne so, di carote, e lo assegni perché hai il fienile, no, come si chiama? Non mi ricordo quella del contadino, come si chiama. Comunque c'è una struttura dove tu puoi assegnare i contadini. E lì dentro puoi assegnare due tipi di lavori. Uno è il contadino, che in realtà è quello che ti gestisce il granaio, non mi ricordo come si chiama. L'altro invece è l'operatore sul campo, che è quello che ti va a piantare tutta la roba e a raccogliere i prodotti. Quelli che ti vanno a raccogliere i prodotti e che ti piantano la roba, non, per ora non necessitano di semi e neanche di concime. Quindi se lo pianti tu, devi metterci semi e concimi. Ma se li fai piantare, quando li farai piantare a loro, se non serve niente, te gli dici qua ci voglio le carote, loro si fanno, te le piantano nel momento in cui possono mettere a seconda della stagione, a seconda del prodotto. Quindi che ne so, le carote si piantano mi pare d'inverno e di autunno mi pare sia, no, primavera e inverno. Quando loro possono ti ci piantano direttamente tutto, anche se tu non c'hai semi. Allora, qui ci dà le prigioni. Può rinchiudere gli ori sconfitti nella prigione e lì moriranno lentamente di fame prima di trasformarsi in scheletri. E l'arciere scheletrico. Tizi astuti armati di arco si spostano sempre in gruppo. Di nulla, figurati. Combattermi semplice inferno, allevamento intensivo, racchiudermi meno 7 ore in prigione. E un piccolo extra, tieni tutte le creature bonus della missione, il principe dell'inferno. Lakesville cadde come fosse un castello di sabbia calpestato da un bambino e come da prassi fu sottoposta a razzie e saccheggi. Per quanto questo fosse soddisfacente, tutt'intorno si estendeva ancora un grande oceano di bene. Per questo il male che odia l'acqua aveva pianificato la cattura della flotta della città che, al contrario delle navi dell'Orda, non sarebbe mai colata a picco. Così le creature d'Italia furono imbarcate e presto si salpò. Le rovine fumanti della città svanivano all'orizzonte, mentre le navi puntarono verso l'isola Termite. Purtroppo nessuno fu testimone dello spettacolo, perché tutti, e io ho detto tutti, avevano un nuovo obiettivo. La già citata isola era la dimora della maga Jaina Overproud. Costei era di cuore generoso. E pertanto era da disprezzare con tutte le forze. Se poi questo non fosse ancora sufficiente, aggiungiamo che era anche fra i compagni più fidati di Thanos. Jaina governava dalla città di Dollaran. Ah, Dollaran, culla dell'arcana magia e terra dell'alta finanza. Che brutto posto. Dopo essere sbarcato, l'esercito del male rilassato si diresse lentamente verso l'obiettivo. Certo, prima di affrontare Jaina, sarebbe una buona idea procurarsi dei nuovi e potenti alleati. Anche Dolaran è una citazione di World of Warcraft. Thanos
Talia e ciò che restava dell'esercito del male gelido avevano raggiunto l'isola Termite. Lì governava l'egocentrica maga Jaina Overproud, che controllava il territorio dalla roccaforte magica e finanziaria di Dolaran. Mi libererò di questa strega in men che non si dica. Metteremo insieme un esercito e distruggeremo tutto quanto, come abbiamo già fatto in passato. Ha sempre funzionato, funzionerà ancora. Dalaran. Sarebbe da porsi qualche domanda. È una città di... A che cosa servirà? In effetti... È una città su World of Warcraft. Ottima domanda. Era ovviamente una... Aspetta... Un attimo... Ah, sì, no, Dalaran. La bocca dell'inferno è un portale diretto verso questo luogo. A cosa potrà mai servire, chiederete? Si chiama... Questo si chiama Dolaran. Ah, ecco, serve a evocare i demoni dell'abisso, naturalmente. Il piano del male demoniaco era condurre un demone dell'abisso a Dolaran per avere un asso nella manica nello scontro con Jaina Overproud. Piano davvero ingegnoso, devo ammettere. Ok, il demone dell'abisso mi sembra una buona idea. Già lo vedo, muscoloso e ricoperto d'acciaio. D'accordo, cosa devo fare? Per cominciare, serviranno alcuni ingredienti che dovremo sostanzialmente gettare nella bocca dell'inferno. Ecco cosa, polvere di cadavere. Però deve essere il personaggio di un film. Termite, non di uno zombie. Dovremo fare visita ai cimiteri locali. Poi, unghie dei piedi. Ah, oh, semplice. Ah, di un centauro. Per fortuna qui attorno ci sono alcuni accampamenti di queste creature primitive. Che coincidenza. E poi ci servirà della bava di verme. Questa fa schifo anche solo a dirla. E zampe di ragno. Ma creature del genere si troveranno nel sottosuolo. E ce ne sono persino di più di quanto piacerebbe al male insofferente. Allora, sì, serviranno anche un paio di eroi stagionati e purtroppo vivi. Non credo che si butteranno spontaneamente là dentro, per cui dovremo elaborare un piano. A questo ci penseremo dopo. Iniziamo a procurarci tutto il resto. Allora, qui ci abbiamo scambi equi e solidali con il massacro. Degli scambi equi e solidali. Qui abbiamo una tesoreria. Questo è il portale. Galline e il coso dell'orda. Ok. Ah, abbiamo anche un piccolo cimitero. Allora, cominciamo a recuperare un paio di orchi. Quante entrate abbiamo che non ho guardato? Una sola? Sì, una sola. Tutti vogliono essere pagati. Tutti i bastardi vogliono essere pagati, sì. Allora ci prendiamo intanto un paio di mocciolosi al volo per metterci meno a fare le varie cosine. Ed eventualmente, ecco, almeno fino a qua, questi punti qui. Io quanti punti ho? 150. Sbloccherei subito le naga e con 50 mi sblocco un punto in più qua. Così abbiamo un po' più di spazio. Allora, intanto facciamo subito un potenziamento sia qui che qui. Prendimi un'altra Banshee. Aumenta l'orda e ci prendiamo due naga.
Dai 7-8. Appena abbiamo i soldi, perché in questo momento sono a corto di cash. E poi ci andiamo a prendere questa isola del male per iniziare a fare un po' di punti male, E ne abbiamo 500 di oro. Ci prendiamo una seconda naga e proviamo a uscire. Buono. Sapevo che avevi bisogno di me. Creature maligne vagano per l'isola Termite? Uomini e ovviamente donne, dobbiamo fermarle! Per l'alleanza! Dai, non quell'alleanza, parlo dell'alleanza. Per l'alleanza! Comunque, fermatele! Per la dea! Ops, a quanto pare gli eroi non erano poi così stupidi come sembravano, dato che si erano accorti di quello che stava succedendo nel sottosuolo. Come se non bastasse, era presente già in Overproud in persona. Ottimo, così potrò sconfiggerla subito risparmiando un sacco di tempo. Calma, calma. Con il budget che abbiamo, non possiamo bruciare un personaggio simile in una sola mappa. E poi era pur sempre necessario fermare gli eroi, offrire loro un breve soggiorno nell'hotel del dungeon, la prigione, e infine sacrificarli nella bocca dell'inferno. Ok, come prima uscita direi che siamo a posto. Tornate pure. Ci sono dei nemici nel tuo dungeon. Qua abbiamo il cimitero. Qua volendo potrei fare quello dei demonietti con Arcaneo Mannesso. Ah, qua abbiamo anche questa uscita che inizia a scavare. C'è mica oro, vero? A filone, no. No, li ho sbloccati. Demonietti. Vediamo se posso anche aumentare di un paio. E chiamiamo subito due demonietti in più. L'Accademia degli Eroi sull'isola del Pivello, anche l'isola Termite era frequentata da molti aspiranti avventurieri. Quando la voce della presenza del dungeon si diffuse, molti eroi si fecero avanti,
non sapevano che ad attenderli non c'era un dungeon per principianti, ma le complesse e pericolose caverne del male crudele. C'è un filone d'oro. Può darsi, non lo so. Tanto buca un po' tutto qua. Ci sono nemici nel tuo dungeon. Io qui già posso fare l'officina. Oh, se trovo un posto buono per fare l'officina, potrei far qua l'officina. Perché no? I nemici sono entrati nel dungeon. Che cazzo. Che cazzo di baffano? Oh. Allora, facciamo la partita qua. 3 e 3, 6 3, 9 e sti cazzi. E qua chiudimela perché abbiamo la cosa, ma non abbiamo quella, quindi possiamo fare anche qua. Tanto qui c'ho tutto lo spazio del mondo. Allora qua mi fai l'officina. Un altro goblin. E qua dentro mi metti appena c'ho i soldi. Due bei fabbricamatic. Uno qua. E uno qua. Mi ci stanno 36 cassette di attrezzi, sì che non c'è problemi. E se riesco a sbloccare anche caverna del fabbro, la facciamo di rimpetto. Questa devo aspettare che però mi facciano 8 cassette per gli attrezzi, anzi 16 in realtà. Intanto iniziamo a allargare anche un posto cimitero che è piccolino, è estremamente piccolino. Vediamo quanto mi serve per sbloccare le prigioni. 200, le sblocco subito.
Ah, cazzo, c'è un filone qui. Le creature hanno scoperto diversi vermi nel tuo dungeon. È disgustoso. Bava di verme. Mettiamola qua dentro. Il male disgustoso raccolse della bava di verme con la mano del terrore e la gettò nella bocca dell'inferno. Che schifo. Cosa ci faranno mai con quella roba? Talco per bambini? Idea di adoro. Gli eroi vogliono attaccare una delle tue isole del mare. Una? Ce n'è una sola di isole del mare. Prima di poter sacrificare degli eroi nella bocca dell'inferno, sarebbe stato necessario creare un punto di raccolta. Eroi liberi non avrebbero certo gradito l'idea. Eroi morti non sarebbero serviti al male annoiato. Serviva una prigione. Il male che sognava di fare la guardia carceraria si mise subito in opera per ricercarne e realizzarne una. Guarda che bastardi! È giorno di paga. Io volevo fare al cane, ma c'è questo. Ma poi in realtà la volevo fare qua io. Però vediamo quanto spazio c'è qui. Ce n'è un bel po'. Facciamola qui. Prigione. Anche una un arcaneum. Oh, io ho la cassetta degli attrezzi. Posso montare questa adesso, eh? La
prima prigione era stata realizzata. Lì potevano essere rinchiusi gli eroi sconfitti. Questo non solo permetteva al male malvagio di sacrificarli nella bocca dell'inferno, ma anche di generare una certa quantità di malvagità per tutta la durata del soggiorno. Posso per prigionieri? 16. Ok. Ben detto, che marciscano in prigione questi miserabili servi del bene. La nostra focosa protagonista non chiedeva di meglio, ovviamente. Inoltre, qualsiasi eroe morisse in prigione era destinato a diventare uno scheletro. Il male necrotico non vedeva l'ora di vedere all'opera il processo. I nemici sono entrati nel dungeon. Gli eroi sono diretti verso una delle tue isole del mare. Per il male assoluto! Distruggerò questa terra. Ok, allora una l'ho messa, guardiamo se riesco a metterne anche una seconda e poi mettiamo subito una porta qui e qua. Il male ti ascoltava, venne a sapere che i demoni della bocca dell'inferno avrebbero scambiato volentieri delle sacerdotesse della luce con una delle loro demonesse. La cosa era indubbiamente molto interessante. Il primo eroe si risvegliò in prigione. La sua morte avrebbe generato dell'ottima malvagità per il male disgustoso. Fantastico! Oh sì, un po' di eroi dovevano anche essere sacrificati nella bocca dell'inferno. Che scelta difficile. Perché non proviamo a vedere che succede gettando qualche elfo con la spada nella bocca dell'inferno? E perché mai? Cos'è? Una ricetta segreta? Ricetta? No, non ne ho idea. Però potrebbe essere divertente. Dannati elfi. Dai, alla fine sono nostri parenti. Quegli ippi amanti della natura non hanno nulla a che vedere con noi elfi oscuri. Perché non me la chiudi qui? Perché non gli ho messo questa pallina qua. Ok. O qua faccio una cosa così, potrei fare una cosa così. No, non mi gusta. Preferisco allargare direttamente questa così. È giorno di paga. Puoi fare una stanza del mana qua. Oh, la stanza del mana l'ho sbloccata, vero? Sì. La sbloccami anche gli incantesimi del teletrasporto che mi fanno molto comodo. Mi aumenti questa zona qui. Una vena d'oro si è esaurita. Ok. Quanto rimane? 13.000. Ok.
Qua devo scavare per andare a trovare altra roba. Sia qua che qua giù. Da una stanza scoperta per caso si stanno riversando ragni a non finire. Che schifezza. L'animale aracnofilo aveva strappato la prima zampa di ragno. Sarebbe stata perfetta per la bocca dell'inferno. Senza badarvi, gettò via quanto restava del ragno con le sue altre sette zampe. Il sacrificio delle zampe di ragno procedeva per il meglio. Il male paradosso aveva già completato metà dell'incarico. Comunque, i ragni sono in realtà molto utili, in quanto divorano cose molto fastidiose come zanzare e moscerini. Perché non dobbiamo togliere di mezzo qualche moscerino invece dei ragni? Sarebbe molto più utile. Questi sono morti e mi diventano scheletri arcieri. Molto bene. Ci sono dei nemici nel tuo dungeon. Difendi il cuore del dungeon. Da dove? LOL. Ah, qua un po' mi ci vuole per richiudere tutto. Questo tempio del ma... Scusate, io l'avevo messo girato in giù. Perché me l'avevo messo girato in su? Io l'avevo messo girato in su. Me l'ha rimesso girato in giù. Alla sei una merda. Che ascoltava venne a sapere che i demoni della bocca dell'inferno avrebbero scambiato volentieri delle sacerdotesse della luce. Vabbè, mettilo un po' come ti pare. Demonesse. La cosa era indubbiamente molto interessante. Il mio mistico consigliere segreto, che soltanto io posso vedere, mi dice che i demoni vorrebbero vedere alcuni abili arcieri elfici scagliati nella bocca dell'inferno. Sembra che ne abbiano bisogno per abbattere delle zanzare giganti. Mistico consigliere segreto? Andiamo bene. Non bastava la doppia personalità? Ah, guarda, qui sono d'accordo con te. Non sai quanto vorrei che la piccola Santarellina andasse a rompere da un'altra parte. Il male che blandisce i demoni aveva sacrificato un eroe. Scavami in qua. Che ci dovrebbe essere qualcosa che ci serve. O questo o questo. Inizia a sbloccarmi anche le trappole. Hai sentito quel rumore? Tutte le trappole. È un verme gigante che si sta facendo strada scavando nel sottosuolo. Finalmente era fatta. Tutta la bava di verme necessaria era stata raccolta. Mi
viene in mente un documentario che ho visto sulla liposuzione. Era... Lasciamo stare, è meglio. Il male repellente aveva superato un'altra sfida. A quanto pare ai demoni della bocca dell'inferno farebbe piacere il sacrificio di qualche moccioloso. Per non dire che sarebbe anche una cosa divertente. Il male sperimentatore decise di provare all'istante. Vabbè, datemi un moccioloso. Un lancio formidabile. Il moccioloso è finito esattamente al centro della bocca dell'inferno. A proposito di mocciolosi, vediamo qualche moccioloso in più. I nemici sono entrati nel dungeon. Quanto spazio c'ho qui? Vediamo se riesco a prendere qualcos'altro. Non c'ho soldi. Contiene questa stanza in mana 775. Buono. Tra l'altro fammi un altro portalino se riesco, Sì, infatti ci sto andando. E quello sto scavando a dritto lì. Sto scavando apposta a dritto, vedi qua. Ci deve essere probabilmente altre zampe di ragno. C'ho qualche altro... No, sono morti. Ma qui c'è un verme ancora. Ammazzate quel verme. Da una stanza scoperta per caso si stanno riversando, eccoli, ragni a non finire. Che schifezza. Senti questo, dove dov'è? Un filo di diamanti. Questo può tenere... Ah.
Allora, le zampe le buttiamo qua dentro. Bene. Tutte le zampe di ragno erano state gettate nella bocca dell'inferno. Il male che odia i ragni aveva completato l'incarico senza alcuna difficoltà. Te ne manca tre, ne manca uno, due e tre. Fatto. Il male che si sacrifica aveva gettato il necessario numero di eroi nella bocca dell'inferno, che commentò il fatto emettendo un poderoso. Ok, questa la facciamo diventare una sala del tesoro. Questi due li ho messi. Ci sono dei nemici nel tuo dungeon. Qui iniziamo a preparare la stanzina. Doppia stanzina, così. Sono già sbloccate? No, non le ho sbloccate. Devo mettere una sala. Mettiamola qua. Sala di lettura devo mettere. Non l'ho sbloccata, la sala di lettura. Eh no. Perfetto, allora adesso nella sala di scusate, nelle trappoline mi sblocchi la pozza di catrame e la fiammella roteante. Intanto qua mi continui a scavare perché ho bisogno di soldi, non c'ho una lira. Perché voglio maxare mucciolosi, perché se no ci metto troppo.
Pozza di catrame, ok. E anche no. I nemici sono entrati nel dungeon. I nemici sono entrati nel dungeon. Che cazzo. Il male trionferà. Bloccami anche. Ma non c'ho soldi. Tu sbloccami questo così i mocciolosi non vengono attaccati mai. Possono lavorare tranquillamente dentro al dungeon senza che nessuno gli rompa le balle. Giorno di pane. Devo trovare qualche altra vena d'oro. Inizia a fare un po' di soldi perché mocciolini, mocciolini 11. Guarda quanto mana c'è qua. C'è il passaggio anche da qua. Tanto l'entrata è solo lì. Non abbiamo problemi. Vediamo cosa c'è qui. Ok, allora, intanto richiamiamo l'ultimo moccioloso. Facciamo anche la sala della birra, eh.
Allora, intanto guardiamo. I nemici sono entrati nel dungeon. A che punto sono qua con la cosa? Qui già è abbastanza funzionante. Non del tutto, perché ancora manca roba. I ragni si sono sparpagliati nel sottosuolo. Ci sono dei nemici nel tuo dungeon. Che cazzo ho trovato qua? Allora, qui in parte l'hanno finita. In parte, perché mi manca ancora questa e qualche altra pozza di catrame a giro. Ah, non c'ho soldi. LOL. Non c'ho soldi. Un'altra. A parte che qua c'è un botto di soldi e questi me li fighi tutti. Questi me li levi da qua, perché un po' fastidiosi. Qui ti fai un bel con la stanza del tesoro. Qua anche, qui c'è un filone d'oro. Non c'ho soldi. Siamo mocciolosi maledetti, fate un po' di soldi. Tanto andiamocene. Però siamo abbastanza, anche se non ho potenziato niente loro, anime lei. Ancora più potente! È ora di portare fuori la spazzatura. Distruggiamo. C'è un. Aspetta. Ci stanno arrivando da qua, se no ci entrano in base mentre siamo fuori. Vediamo
controlliamo questo qui. L'esercito del male esploratore aveva scoperto uno degli accampamenti degli eroi. Quella bella di con! Buonasera, ho fatto soddisfatto di oggi pomeriggio. Hanno messo l'aggiornamento con tutta la roba di Natale. Guarda, in realtà non ho fatto niente se non smontare un po' di roba lì davanti e poi ho fatto tutta la roba di Natale. Saresti la regina cattiva? Per decisione di chi? E comunque secondo me regina dei dannati suona meglio. Dici? Però il film faceva schifo. Solo le musiche si salvavano. Certo, rimane comunque una storia d'amore migliore di quella roba coi vampiri emo. Qua dovrebbe essere tutto pulito? Aspetta, c'è un libro. Guarda, ti sei perso un po'. In realtà non tantissimo, perché hanno messo dell'isola termite. Avanti, genti dell'alleanza, schiacciamo. Sì, ho aperto il calendario dell'avvento. Colpo critico lo do a lui. Però essendo appunto un calendario dell'avvento, ho aperto i primi due giorni. Per tutto quanto il primo e il due. Dannazione, quella maga vigliacca se la dà gambe. E sono bloccato. Mentre Jaina si allontanava, gli eroi del villaggio locale fecero quello che gli eroi sanno fare meglio. Si lanciarono contro il nemico, facendo ricorso a violenza e forza bruta, senza neppure un brivido di eleganza. Il male che protegge il dungeon era. Poi c'è il l'albero della roba di Natale all'interno del MAM. Ho sbloccato i primi due. Anzi, i primi tre. Ops. Ma il quarto non lo posso sbloccare. Che mi fa. Che mi dà le palline di Natale. Solo che per sbloccarla mi serve una pallina di Natale. Stiamo accampando scuro. Che la dovrò trovare sicuramente dentro al coso, al calendario dell'avvento. Non ha creato un confine della mappa come si deve. E finché non la becco dentro al calendario dell'avvento. me lo immaginavo. Ne ho messi due davanti all'entrata della fabbrica, quella nuova. Gli eserciti del male distrussero l'accampamento degli Hobbit con grande piacere. Oh, quei nanerottoli non avrebbero più gettato anelli nei vulcani. Poco ma sicuro. Però me la dia domani la pallina di Natale. O domani mattina o domani pomeriggio. Ops, il primo centauro aveva perso un'unghia del piede. Che brutta cosa. Era proprio quello che serviva al male senza rimorso alcuno per la bocca dell'inferno. Allora, io domani streamo dalle 9:30-10 fino a 1:00, come al solito, e poi dalle 2:00-2:30 fino alle 8:00. Oh cazzo, quanti sono? Il male esploratore aveva scoperto un cimitero. Gli orari sono sempre quelli, salvo casi eccezionali tipo oggi che avevo da fare, sì, che sono arrivato alle 11:00 e poi io di pomeriggio sono arrivato alle 4:30-5:00.
fece notare al male perplesso che le tombe del cimitero potevano essere il metodo migliore per trovare dell'utile polvere di cadavere. Bastava un bel colpo alle lapidi. Però gli trovo la pallina davvero, perché sennò non posso fare niente. Finché non trovo la pallina non posso fare niente. Cos'è? Bonus all'armatura. Vado a te che... Grazie, domani. Questo accampamento di eroi era stato distrutto. Bene così, ora rifacciamolo. Queste povere anime sono morte a causa della mia misera forza di volontà. Ok. Saccheggio, incendio, massacro. Diamo un portale qua, perché da qui in qua c'è un po' di bordello. Allora, intanto finiamo di pulire questa zona e poi facciamo quella fottuta birreria che mettiamo... Dove la mettiamo la birreria? Ci sta qui? Mica ci sta qui. Allora, 2 sono 3, 3, 6. 6 per 6. Così. Qua chiudiamo questa parte qui. Gli eroi vogliono attaccare una delle tue isole del mare. Quale? Questa qua? Qua così poi fanno un po' come gli pare. Allora, qui siamo a posto, iniziamo anche a metterci un paio di porte al volo. Giorno di paga. Cos'è che volevo vedere? Ah, ok, qua me l'hai completata, perfetto. Vediamo se riusciamo a mettere anche un paio di queste. Ok, direi che più o meno. Qua sono arrivati. Ci sono dei nemici nel tuo dungeon.
No, aspetta, non entrate. Ci mancano ancora quelle trappole lì. Mi hanno rotto la porta. Bastardi. Allora, intanto buttiamo qua dentro 5 piedi di centauro. Le del piede di centauro sparirono nella bocca dell'inferno. Si udì un breve nitrito. Meglio non sapere che cosa combinano i demoni là sotto. La prima polvere di cadavere fu gettata nella bocca dell'inferno. Un ottimo inizio per il male sacrificante. Ok, abbiamo un bel po' di punticini adesso, eh. Allora, consente di avere ancora più servitori, mucchietti d'ossa per un totale di 2 gruppi. E condizioni disumane, non ci sono ridicole convenzioni sui diritti umani da rispettare. Questa ricerca ti permette di rinchiudere eroi in più per ogni casella nella prigione. Vai! Tanto fammi queste due, ne posso fare 4 di ricerche in contemporanea. Quindi mi ricerchi anche di più zombie e la rinascita economica per i demoni. E basta, perché non c'ho più spazio. Devo ricercare la ricerca compressa, perché sennò... Poi inizio a sbloccarmi anche incantesimi, grazie. E questi due. Diamo qualche punticino a Talia. E qualche punticino a Lorda. Su 13. Sblocchiamo anche un paio di quattro. Ok, voglio qualche demonietto in più. Finito i soldi. Proviamo ad attaccarli adesso dal portale, se c'è ancora, sì. Gli eserciti del male magnifico avevano raggiunto la città. Jaina invece se n'era andata da tempo. Va bene. Ah, ma qua si può salire. Aspetta, che gli abitanti. Avanti! Non hai già devastato abbastanza città? Cos'è, una domanda trabocchetto? Sì, in effetti potevo anche evitarla. Sei un mostro. Grazie. Vado ad andare là, andiamo un attimo qua giù, perché no, non mi venite a cagare il cazzo adesso in base. Maledetti bastardi. Rimaniamo un attimo qua, vediamo se riusciamo con... Sono arrivato fino a qui? Forse ci si fa a tirarli giù tutti quanti, eh? In caso mi teleporto. Chi è rimasto qui? Alle ombre. Vediamo se ci si fa a tirarli giù tutti quanti. Ci sono dei nemici nel tuo dungeon. Thank you.
Così no. Giorno di paga. Probabilmente ci saranno i centauri? No, ci sono gli orsi. Eccoli qua. Il male dalla vista acuta aveva scoperto un piccolo accampamento di centauri. Come ogni amante della natura che si rispetti, il male decise di farne una riserva naturale. Ovviamente, come prima cosa, sarebbe stato necessario eliminarne gli occupanti. Oh, poveri centauri. Dovevano morire per un male superiore. Da cazzo! Da dove cazzo siete usciti voi bastardi che mi avete anche levato il portale? Pezzi di merda! Dai, uno che gli arriva a tirare un colpo così si fermano? Dirò, tagli un colpo, vi prego! Ora mi tocca tornare fino alla base, eh! Non ce la fanno! Ne provo a tirare. Oh, beccata! Un attimino. Vai. Abbiamo 5 di questi, tra l'altro, che li possiamo già buttare dentro. Fatto. L'ultimo unicorno, l'ultimo centauro, aveva perso le unghie del piede che il male gongolante aveva gettato nella bocca dell'inferno. Mentre lo faceva, si rese conto che ogni centauro aveva ben 4 unghie dei piedi e che avrebbe potuto finire già da un pezzo. D'altronde l'intelligenza non è mai stata un requisito chiave nelle selezioni per super cattivi. Comunque l'obiettivo era stato raggiunto. Buongiorno, Orco Boy Anderson. Viveva uno dei più potenti campioni del mondo, Ronin, il cui nome trito e
trito era stato bellamente copiato dagli sviluppatori. Inutile dire che non fu per nulla contento di vedere arrivare le creature. Chiunque fosse riuscito a mettere definitivamente fuori combattimento quel guerriero del bene avrebbe ricevuto una ricompensa o meno, sarà divertente. Avanti! Il grande campione Ronin era stato sconfitto. Il male rabbioso era davvero soddisfatto e non esitò a ricompensare generosamente questo atto. Un'altra città distrutta. Oh, sei così malvagia e crudele. Ma grazie, che bei complimenti. Ti odio. Attenta, bella, che l'odio finirà per portarti dal lato oscuro. Prendi la fe. Il male strategicamente brillante aveva eliminato quale del dungeon è sotto attacco? Il dungeon un luogo sufficientemente sicuro. Ora evocare il demone dell'abisso sarebbe stato. Che cazzo è entrato? Grandi pezzi di merda. Giorno di pace. Perché non vai a raccontare i tuoi tormenti a qualcuno a cui interessano? Le misere guardie del cimitero erano state neutralizzate. Almeno questa volta il becchino si trovava il lavoro a casa. Oh, mancava queste due, basta, giusto? Sì. Altra polvere di cadavere fu immolata, facendo gioire le potenze infernali. Il male corazzato e con guanti di metallo si sfregava le mani al pensiero di scatenare un principe dell'inferno nel mondo esterno. Cosa dolorosa per via dell'appena citato metallo. Fatto! Tutta la polvere di cadavere necessaria era stata gettata nella bocca dell'inferno. Il male che c'era riuscito si diede una pacca sulle spalle da solo, prima di ricordarsi dei guanti di metallo. Aia! Finalmente anche l'ultimo ingrediente era stato gettato nella bocca dell'inferno. Il male sogghignò con aria trionfante. La bocca dell'inferno iniziò a gorgogliare e a emettere rumori di dubbia natura. Al centro qualcosa cominciava ad apparire. Il suono che si udiva poteva sembrare una litania demoniaca, ma ascoltando con attenzione si udiva chiaramente un gioioso era il demone dell'abisso, che emerse lentamente dal vortice con una risata selvaggia. Una risata? La faccio? Ok, la faccio. Principe dell'oscurità, ubbidisci al mio volere! E a quello del male assoluto, ovviamente. Tu, demone dell'abisso, malvagio fra i malvagi. Si chiama Crowley. Come, scusa? Lo dice qui nel copione. Il demone dell'abisso si chiama Crowley. Non che sia importante, dato che nemmeno parla. Ma volevo fartelo sapere. Va bene. Crowley? Tu, Crowley! Ci aiuterai a sconfiggere Jaina Overproud! Noi trasformeremo questo mondo in uno specchio dell'inferno! Figlia mia, lotta contro la tua malvagità. Non ho ancora rinunciato a te. Ti prego, fai appello alla tua forza di volontà.
Padre, io sono qui, ci sto provando. Beh, di tanto in tanto, diciamo. Però la mia parte malvagia non vuole sentire ragioni. Non mi ascolta e... Non bada a quello che dici! Quante volte te lo devo ripetere? Crowley, il demone dell'abisso, ascoltò annoiato il bisticcio interiore di Talia e le parole di Thanos. I non infernali erano così fastidiosi. Dopo la scenata e gli insulti di Talia, Thanos svanì nel nulla. Lei allora si rivolse a Crowley. Vieni, demone dell'abisso! Crowley! Attacchiamo quella dannata maga! Jaina Overproud, hai giorni contati! La devastazione di Dalaran. Ora che il male lebbroso aveva come alleato il demone dell'abisso, diede inizio ai preparativi per l'assalto a Dalaran. Jaina Overproud aveva le ore contate. Ma in questa missione cosa ci dà? La sala delle torture ci dà le succubi. Poi cosa ci dà? La camera di relax per i demoni. A partire dal livello 4 i tuoi demoni chiederanno regolarmente di fare bagni di mana nella camera del relax, consumando mana. La succube. E gli arachnidi, che sono anche questi, sono demoni. Che sono, diciamo, i tank dei demoni. Perfetto, però questa missione la facciamo domani perché dura più di un'ora, quindi domani o comunque la prossima volta che porto Dungeons 3. Io per stasera vi saluto, vi do la buonanotte, ci becchiamo domattina per un'altra live e dopo domani vediamo se Satisfactory o lo porto domattina o lo porto domani sera, domani pomeriggio, ora vedo. E in una delle due porto qualcos'altro, ancora non ho deciso. Buonanotte Dagoness, a domani, ciao ciao.